Buon nome? Vai, uno, Buon dai. nome. Visto che è il tuo Napoli e che sei interessato, Del Napoli. visto che si temeva tanto del fuggi-fuggi da Napoli. Tenete forte, tenetevi forte. Siamo con Federico di calciomercato.com. Ciao, Benvenuto grazie mille Federico. Tony. Un piacere essere qua. Se qualcuno si sta chiedendo perché il maglione, perché avevo scommesso con Tony che se faceva abbastanza like nella live di lancio lo mettevo e quindi eccomi qua, tema Eccoci qua col natalizio. maglione. Era giusto Allora, spiegare. calciomercato.com, spieghiamo ai ragazzi, anche se dal nome già si capisce di cosa vi occupate, di cosa si occupa il sito. Diciamo che se volete avere delle notizie in tempo reale sul calcio, questo è indubbiamente il posto dove cercare, il mercato, ma anche campo. E lo sai bene tu di campo perché dobbiamo parlare dei gironi, degli ottavi di Champions. Il sorteggio non è andato benissimo per il tuo Napoli, Tony. Penso che peggio di così non poteva andare. Sicuramente è andata peggio al Napoli che alla Juventus o all'Atalanta, la Juventus contro il Lione, l'Atalanta contro il Valencia, quindi sicuramente il Napoli ha davanti una sfida ostica, però Però, ci credi? allora, diciamo che se riusciamo a fare una buona partita in casa, poi San Gennaro ci fa il miracolo al Camp Nou. Oh, ci è riuscita la Roma 2 anni fa, perché non ci possiamo riuscire noi? Possiamo farlo anche noi, un miracolo no. Il problema, sai qual è? È tutto il cambio adesso di allenatore, nuovo stile di gioco. E non è andata bene la prima. Non è Appunto, andata la bene prima è la prima. andata malissimo contro il Parma, che siamo usciti. Allora. Però diciamo che vabbè, margini ci sono. Poi dopo, se i ragazzi che ci stanno seguendo vogliono anche scoprire qualcosa di più sulle avversarie Sì. delle nostre italiane, trovano anche sul nostro sito, sulla nostra app, tutti gli approfondimenti del caso, anche l'Europa League, perché c'è anche l'Europa League, non dimentichiamo, l'Inter con il Ludogorets, la Roma col Ghent, quindi tutti i segreti di tutte le squadre li trovano perché i miei colleghi, ho una squadra anch'io formidabile Sì. alle spalle, quindi in redazione hanno già preparato tutti i segreti possibili e immaginabili delle squadre prima di tuffarci, poi dopo sempre in quello che è il nostro campo di gioco preferito, che è il mercato. Il Il mercato, mercato. Che perché il ormai mercato che si sta avvicinando adesso, siamo a un ci mese, quindi siamo. dalla, no, meno di un mese dall'apertura. È già tutto in movimento perché le trattative si fanno già adesso e ce ne sono tante che vengono portate avanti. Buon nome? Vai, uno, Buon dai. nome. Visto che è il tuo Napoli e che sei interessato, Del Napoli. visto che si temeva tanto del fuggi-fuggi da Napoli, parliamo Tenete forte, tenetevi forte. di Insigne. Parliamo di Insigne perché è un giocatore che non è più così sicuro di restare a Napoli. Non a Questo sì. gennaio, bisogna essere giusti nel dire le cose, che poi sembra che possa partire a gennaio, no. Però è un giocatore che non ci stupiremmo di vedere lontano da Napoli invece a quest'estate, perché comunque qualcosa si è rotto tra la società, il giocatore, tra i tifosi e il Soprattutto tra i giocatore. tifosi, adesso lo accusano un po' tutti di essere lui non in grado di fare il capitano in una squadra che ha bisogno di un leader. Vabbè, poi tu lo saprai sicuramente meglio di me vivendo l'ambiente, ma questa è la situazione. Quindi con lui, poi dopo tutti i big sono a rischio, Allan, Koulibaly. E il Napoli però lo ritroviamo anche a gennaio perché invece ci sono due nomi In entrata. che potrebbero arrivare. Allora, Ibrahimovic, lo abbiamo detto, non volevo tirarlo fuori così il nome, ma Sì, Ibra se ne parla e Ibrahimovic se ne io parla, ma questo te lo volevo chiedere perché volevo capire quanto era fattibile, perché se ne parla anche del Milan, addirittura il Monza, Galliani con l'offerta, vieni qui, Monza cioè è è stato stata una bella bellissimo. uscita, ma no, è stata solo una battuta, una buttata, anche Ah, perché ok. Ibrahimovic in Serie C, anche se ha 38 anni, non Non ce lo c'è. vediamo, non ce lo vediamo. Ok. Sul Napoli, ecco, Di Laurentiis si è un po' tirato indietro e la novità, che poi dopo si trova anche sul nostro sito, è un po' allontanato anche dal Milan. Perché? Perché tutti quanti si stanno allontanando, Napoli, Milan? Perché nonostante abbia 38 anni, Ibrahimovic chiede ancora tanti soldi, ma soprattutto chiede un ingaggio, un contratto lungo. Vuole arrivare almeno a 40 anni di contratto, perché chiede 18 mesi di contratto almeno, quindi fino al 2020, quindi parliamo di un giocatore che andrà fino ai 40 anni. Un giocatore che poi a Ora. Manchester ha ricevuto quell'infortunio e è stato fermo per tanto tempo. C'è il rischio che magari una società può pensare, non è che mi ricade in un infortunio, data l'età, dato questo, io gli faccio un Guarda, contratto a 2 anni. in più non gioca da ottobre,
un giocatore d'ottobre, perché ha finito il campionato negli Stati Uniti, quindi ci sono tanti dubbi su Ibrahimovic e pochi hanno in questo momento voglia di andare a investire così tanto e così a lungo per un giocatore, però è pure sempre Ibrahimovic, ed è un nome che ci accompagnerà da qui alla fine del mercato. Però ti avevo promesso un altro nome per il Napoli, vero? E quindi te lo devo, come il maglione, le promesse si mantengono. L'altro nome per il Napoli è Torreira, che è un giocatore che conosciamo invece bene, perché ha già giocato in Serie A con la Sampdoria. Però Torreira è un giocatore che piace tanto al Napoli, piaceva già la scorsa estate, piace ancora adesso, e con l'Arsenal che sta andando un po' così e così, potrebbe diventare una bella occasione già per gennaio, se non per giugno. E quindi vediamo, perché potrebbe diventare una cosa veramente magari molto. Qualche altra italiana sul mercato, perché sennò poi ci dicono: Tony, parli sempre solo del Napoli. No, allora ti avevo promesso i nomi sul Napoli e quelli erano giusti. Sì. Ma è giusto dire che il centrocampo sarà uno dei reparti più movimentati, ecco, diciamo, per questo mercato, perché se dobbiamo parlare di Juventus, è tutto da vedere quello che succederà con Emre Can e Rabiot, perché non è detto che restino a Torino ancora oltre gennaio, e se loro andranno via allora qualcosa si dovrà fare. Ma pure perché la Juve parlava, mi ricordo, l'anno d'estate, dicevano che dovevano vendere tanto, però non hanno venduto niente. Venderà Juventus, ma secondo me, e secondo noi come esperti del settore, tanto verrà fatto in estate, come sempre. Le grandi squadre è difficile che smontino tanto a gennaio, perché ci sono degli equilibri che si creano ed è difficile andare a toccarli. La Juventus piace Rakitic, che gioca poco con Valverde, o meglio, non è un titolare inamovibile, e allora potrebbe diventare un'occasione per la Juventus. E sempre in soccorso del Napoli, tra virgolette, potrebbe arrivare invece l'Inter, perché l'Inter in casa Barcellona segue tanto Vidal, ex bianconero. Conte l'ha detto in tutte le salse, che ha bisogno di un centrocampista di livello per completare. Quindi pensi che sta puntando lui? Ma assolutamente, anche perché con Sensi che è infortunato, tornerà a gennaio, ma infortunato, Barella anche lui infortunato, i cambi sono pochi, per carità. Boer Cavaliero è un giocatore di massima esperienza, ha fatto gol anche da ex all'ultima giornata con la Fiorentina, però l'età avanza, servono forze fresche, quindi l'Inter vuole un centrocampista e Vidal è sicuramente il nome che segue. Detto questo, in campo internazionale invece, quindi altri campionati, secondo te ci sarà un colpo a gennaio di quelli lì proprio, non lo so, che ci lascerà a bocca aperta in Premier, in Liga, non lo so, in Bundesliga? Allora, facciamo tre nomi, così riduciamo, perché uno poi riguarda anche l'Italia, che è Mauro Icardi, che è in prestito dall'Inter al Paris Saint-Germain, perché la notizia è che il Paris Saint-Germain sta pensando di comprarlo definitivamente già adesso, perché ha fatto veramente molto bene in questi primi mesi al Paris Saint-Germain. E Cavani, la notizia si lega a quello, perché Cavani potrebbe lasciare Parigi, perché ormai il contratto va in scadenza, perché Icardi lo ha superato nettamente nelle gerarchie, e allora potrebbe partire e trovare una nuova esperienza. E a Madrid restiamo per il secondo nome, questa volta in entrata, che è Eriksen, e qui potrebbe poi dopo interessare tanto anche i nostri amici di Foot, perché se Eriksen cambiasse già a gennaio dal Tottenham di Mourinho al Real Madrid, potrebbe essere interessante per la Liga, ad esempio. Moltissimo, perché è un giocatore molto molto buono su Ultimate Team. Vuoi un retroscena, una storia su Eriksen? Vai. È stato vicino a venire in Italia. All'Inter. Perché l'Inter ha veramente avuto contatti con il suo entourage, con i suoi agenti, ha chiesto informazioni sulla pista, ma ha detto di no per i costi. E i costi li possiamo anche dire, perché grazie al nostro inviato sull'Inter, Pasquale Guarro, ha scoperto queste cifre, e sono delle cifre effettivamente mostruose, perché erano 11 milioni di euro netti l'anno per 6 anni. Per 5 anni più opzione per uno per rinnovare più avanti. 11 milioni? Facendo i conti, 11 milioni in 5 anni. 55 milioni netti, quindi sono 100 milioni di investimento. Calato il silenzio in studio, guardano a Torre. Quindi l'Inter ha detto di no, e quindi adesso ci sta ragionando il Real Madrid, perché è vero che va a scadenza, non si paga niente sul cartellino, però poi dopo, ed è quello che raccontiamo anche noi tutti i giorni, non ci sono solo i costi dei cartellini, ma gli ingaggi, tutti questi meandri in cui ci addentriamo quando parliamo di trattative, sono sempre da ricordare. Ma pure perché poi un calciatore che è in scadenza, lui lo sa che è in scadenza, sa che dice: ok, se tu aspetti la mia scadenza, ma mi paghi di più, ovviamente, perché poi... Vedo che hai già capito, sei già quasi pronto per... Posso fare il procuratore, dai, posso fare il procuratore. E l'ultimo nome che ti devo, sì,
È quello di Haaland, dell'attaccante del Salisburgo. Ormai è sulle copertine da tutte le parti perché ha fatto un avvio di stagione mostruoso e lo vogliono veramente tutte le big europee. La Juventus, che ci ha parlato, perché il suo agente è sempre Mino Raiola, un procuratore che sta tornando sulla cresta dell'onda. Ci ha parlato il Real Madrid, ci ha parlato il Liverpool, ci ha parlato il Borussia Dortmund, il Paris Saint-Germain, tutte le grandi big. Secondo dove te? Dove andrà? All'Lipsia. No. Andrà all'Lipsia, perché vabbè, lo sapete che il Salisburgo e l'Lipsia condividono la proprietà. Sì. L'Lipsia è la prima squadra che si è mossa, è già con un passo avanti a tutte per provare a strappare la corda, quindi secondo me, mi sbilancio, poi dopo prenderò tante critiche più avanti, ma Haaland non andrà alla Juve, non andrà al Real, andrà all'Lipsia. In Serie A c'è qualcosa da aggiungere secondo te, qualche altro spostamento? In Serie A, guarda, adesso si sta lavorando tanto sui rinnovi, rinnovi e si sta lavorando poi dopo su due ragazzi che stanno facendo molto bene con le squadre e stanno facendo bene in nazionale, li conoscete sicuramente, parliamo di Chiesa e di Tonali. Tonali perché sarà, forse più di Chiesa, sarà il vero protagonista del mercato la prossima estate. Perché quello che possiamo raccontarvi è che con il suo agente e con il Brescia hanno parlato in ordine Inter, Juventus, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Manchester United, Milan, Roma e Fiorentina. Cioè tutti lo vogliono sto ragazzo. Ed è un giocatore che è destinato a non restare a Brescia perché è bellissimo, bellissima città, bellissima società, ma come fai? Tutte sempre ha bisogno di fare un salto, sì, lo vogliono tutti. E Chiesa invece lo hanno fischiato ieri a Firenze. Per quanto sia brutto parlare dei fischi di uno stadio, abbiamo doverosamente dovuto parlarne anche su calciomercato.com. È una rottura totale tra Chiesa e il mondo fiorentino, quindi non ci stupiremmo se cambiasse. È difficile a gennaio perché è commisso, ne ha fatto un proprio pallino, però può essere che si sposti, se non a gennaio, più tardi della prossima estate, con Inter e Juventus in prima fila, però il Napoli, io non lo escluderei del tutto. Vogliamo fare un pronostico di chi passa e chi non passa? Ce li giochiamo adesso? Vai, andata. Ti lascio fare gli onori di casa. Allora, cominciamo. Napoli-Barcellona, secondo me. Passa il Napoli? Ovviamente. Passa il Napoli. Okay, segniamolo, Tony, tu passa il Napoli. Juve ha beccato? Lione. Il Lione. Guarda, il Lione secondo me potrebbe dar fastidio, però no, Juve passa. Passa la Juve sicuramente. Non può e non passare. E Atalanta-Valencia? Atalanta-Valencia sarò cattivo, ma dico Valencia perché secondo me l'Atalanta pagherà l'inesperienza. Invece ho fiducia nell'Atalanta, quindi mi gioco che passano Juventus e Atalanta, e sul Napoli dai. Ho poca fiducia, ma mi fido della tua previsione, quindi se Tony dice che passa il Napoli lo fai per politicamente Napoli. Corretto, perché lo sappiamo tutti, ragazzi, che il Barcellona ospite, ci mancherebbe. Ma invece in Europa League io non conosco tanto bene la Roma, ha beccato il Ghent. E come per le vostre avversarie, per quelle di Champions, sul sito e sull'app abbiamo anche tutta la scheda con la stella, i punti di forza, i punti deboli del Ghent. Così da su due piedi io direi che la Roma è andata bene, è stato un buon sorteggio, quindi la Roma potrebbe passare, anche perché la Roma sta giocando molto bene con Fonseca. E poi l'Inter con il Ludogorets è una partita assolutamente alla portata dei nerazzurri. Ricordo ragazzi che per ulteriori informazioni calciomercato.com, oppure scaricano l'app direttamente da Google Play, da iOS. E più possono anche commentare, possono dirci tutto quello che vogliono, farci le loro domande, così alla prossima puntata possiamo dirlo. Ma io per la prossima puntata ti porto qualche domanda del pubblico. Però non me le dici prima, così mi no, non te le devo dire, però, non te le devo dire, devono essere a sorpresa. Ringrazio tantissimo Federico di calciomercato.com. Ragazzi, per questa puntata è tutto. Vi invito, come sempre, a iscrivervi al canale YouTube di Exceed, attivare le notifiche per non perdervi le prossime puntate di questa serie Foot Garage.